Ritorna la stagione competitiva su FC25. Oggi vado a spiegarvi come funziona il competitive quest'anno, come registrarsi, come potervi accedere e soprattutto quali saranno le principali competizioni di questa stagione. Innanzitutto c'è da dire che con FC24 c'è stata una linea netta nei confronti del passato competitivo, visto che non abbiamo avuto più mondiale per club, mondiale per le nazionali ed eventi 2 contro 2. Una strada nuova sulla quale anche FC25 ovviamente va a muovere i suoi passi e questo determina dunque la divisione di questo video in due macro aree: una prima parte riservata all'FC Pro Open e una seconda parte relativa all'FC Pro World Championship e relativi campionati nazionali. Partiamo proprio dal Pro Open e andando a leggere l'introduzione sul sito FC Pro ci viene detto che la scorsa stagione è stata tracciata una nuova rotta per il futuro dell'esport calcistico. Più di 100.000 persone hanno guardato gli eventi del Pro Open su tutte le piattaforme e dunque questo ci ha fatto capire che andava migliorato questo comparto senza andarlo a stravolgere del tutto. Partiamo proprio all'analisi del Pro Open, competizione che ritorna dopo essere stata introdotta l'anno scorso, prenderà parte dall'inizio del gioco fino all'inizio di febbraio, competizione globale dove andranno a competere i migliori talenti emergenti con i veterani storici per un totale monte premio di $1 milione ripartito sulle varie fasi di qualifica del torneo e torneo stesso. Ovviamente se pensiamo di essere i migliori al mondo ci viene detto che questo è il palcoscenico sul quale dimostrarlo. Ovviamente vi dicevo che qui il Pro Open si va a comporre di diverse fasi. Innanzitutto abbiamo giocatori che in base a quelli che sono i risultati della scorsa stagione vengono richiamati in alcuni di questi momenti del Pro Open. Il primo è il Pro Open Global Qualifier, un evento dal vivo che si tiene a Londra dove i migliori 64 giocatori lottano per accedere poi alle finali. E in particolare al Global Qualifier ritroviamo coloro che hanno finito dalla quinta alla sedicesima posizione l'anno scorso il Pro Open. Sto parlando di Abomacca, Facu Cowen, Fuma, Hidalgo, Eppi, Lucas, Manu Bacior, il nostro Obrun, Sean, Tex, Omut e Young. Alle fasi finali, invece, sono già qualificati i giocatori che hanno chiuso dalla prima alla quarta posizione il Pro Open dell'anno scorso, e sto parlando di Fizin, Vergang, Gilmaz e Levi de Verd, così come la top 4 del mondiale, ovvero Vergang, Yuval, Sharif e Giafonso. Ma visto che Vergang compare due volte, ci sarà uno spot in più da dare durante il Global Qualifier per accedere alle finali. Come si accede al Global Qualifier dal vivo a Londra? Ebbene, innanzitutto bisogna registrarsi il prima possibile al sito fcpro.com. Poi, per poter accedere e sbloccare le Pro Open Ladder, vi spiego a breve che cosa sono, bisogna raggiungere quanto prima la Divisione 3 in Rivals. Dunque, che cosa succede? Viene ostato un torneo su un sito esterno che è Battlefy, che vi permetterà di poter cercare partite per una settimana dal 1 al 7 ottobre in una fascia di tempo limitata dalle 18 alle 22, e queste partite, in base ovviamente ai risultati che ottenete, vi vanno a dare un punteggio che contribuisce a migliorare o peggiorare la vostra posizione in classifica. Non avete limite di partite se non quello temporale, ma ne potete giocare quante volete, e alla fine delle Pro Open Ladder, per le varie regioni, perché essendo una competizione regionale, i migliori tot giocatori accederanno a quello che è il Pro Open Regional Qualifier. Per quanto riguarda quella che è la nostra area, che è l'Europa, i migliori 256 giocatori delle ladder andranno a fare il Pro Open Regional Qualifier, un torneo online che si disputa il 12 e il 13 ottobre e dal quale usciranno i migliori 12 giocatori che si andranno a sommare insieme a quelli delle altre regioni e a quelli invitati per disputare il Pro Open Global Qualifier, che si terrà dal 1 al 3 novembre. Di conseguenza, a Londra, di questi giocatori qualificati andremo a determinare quelli che sono, dal bracket finale, i giocatori che accederanno al Pro Open. Quindi si andranno a sommare ai 4 che vi ho detto prima del Pro Open dell'anno passato e i 4 del mondiale, per un totale di 4 più 4 più 16, 24 giocatori, 4 in più rispetto all'anno scorso perché ne erano 20. Avremo poi durante le finali ben 8 giornate di gioco, dal 25 novembre al 27 febbraio, con le finali che si disputeranno l'1 e il 2 febbraio, 24 giocatori che giocheranno suddivisi in 4 gruppi da 6 e dovranno giocare gli uni contro gli altri per due volte, la prima volta entro le vacanze natalizie e la seconda in
invece dopo le vacanze natalizie. E in base a quelli che sono i risultati ottenuti nel gruppo, ovviamente avremo i 12 giocatori che si qualificheranno al bracket single elimination, quindi senza loser bracket. In particolare, il primo andrà direttamente in top 8 qualificandosi al mondiale, il secondo e terzo invece andranno al bracket, il quarto verrà invitato al Pro Open Global Qualifier dell'anno prossimo, quinto e sesto dovranno rifare tutto da capo. Alle finali la top 4 ovviamente andrà a essere reinvitata anche al Pro Open dell'anno successivo, mentre la top 8 si qualifica tutta quanta, come vi ho detto in precedenza, al FC Pro World Championship, ovvero il mondiale. Una seconda parte importantissima di competitivo relativo al Pro Open sono le Cups, che l'anno scorso erano in qualche modo equiparabili alle Cash Cup di Fortnite, perché mettevano in palio solamente danari, lille risonanti, che per molti giocatori, magari, sebbene mettessero comunque un discreto montepremi, erano di poco appeal, perché non davano nient'altro in palio. Quest'anno, invece, metteranno in palio anche spot per i play-in, ovvero competizione che ti permette poi di accedere al mondiale, che quindi è un'occasione imperdibile. In particolare, dalle Pro Open Cups ci saranno 6 posti per la nostra regione, che è l'Europa, per poter accedere poi al mondiale finale. E di conseguenza ci viene detto che ogni Pro Open Cup avrà una Pro Open Ladder per far sì che è possibile, di conseguenza, qualificarsi e giocarla online, perché sarà giocata online, e le Cups saranno fatte con una prima parte di Swiss e poi una fase di single elimination, quindi un tabellone senza loser. Le ladder ci saranno a novembre dal 5 all'11, dall'1 al 9 a dicembre, dal 5 al 13 gennaio, e le coppe dal 16 al 17 novembre, dal 14 al 15 dicembre e dal 18 al 19 gennaio. Infine, l'FC Pro World Championship, che si accoppia alla seconda parte di stagione, perché una volta terminate le coppe, terminato il Pro Open, se non siamo riusciti a fare niente e non abbiamo un contratto con una squadra di calcio che vi permette di disputare un campionato sportivo, abbiamo terminato. Se invece magari abbiamo fatto anche il Pro Open ma è andata male, o comunque il Pro Open non siamo riusciti a farlo e abbiamo il contratto con una squadra, abbiamo ancora una chance per qualificarsi al mondiale. Vi abbiamo detto in precedenza che c'era l'FC Pro World Championship Play-in, dove 28 migliori giocatori delle coppe e circa 20 dei vari campionati andranno a lottare per accedere all'FC Pro World Championship, che darà possibilità di vedere gli 8 giocatori qualificati dal Pro Open, 4 giocatori qualificati dai play-in e ben 20 qualificati dai campionati nazionali. Per esempio, in Serie A l'anno scorso avevamo ben 2 spot, quindi entrambi i finalisti volavano al mondiale. I migliori giocatori al mondo quindi andranno a disputare delle partite per essere incoronati campioni del mondo e ancora una volta lottare per ulteriore milione di dollari di montepremi. Quindi questo per quanto riguarda la parte di competitivo FC Pro. Poi durante il corso della stagione verranno annunciati anche altri tornei, come quello della nazionale, spero, e quello della Champions League, che però anche qui di solito, se ripetiamo l'esempio dell'anno scorso, prevederà la partecipazione di giocatori solo ed esclusivamente qualificati tramite campionato. Per cui, se avete altre domande, io in descrizione vi lascio il link dell'FC Pro, me le lasciate nei commenti. E quindi, signori, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se siete interessati al competitivo, se quest'anno proverete quantomeno a fare le ladder per le Pro Cups, che possono essere diverse, attenti comunque per misurarvi con dei player molto forti. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao.